Ciao ragazze, allora oggi ho realizzato questo trucco utilizzando uno dei kit appena usciti. Questo è l'Exotic ed è appunto sui toni del verde e ha anche un qualcosina di arancio. Io direi che lo vedo molto bene sia sugli occhi chiari che sugli occhi scuri. Quindi sì, io vi lascio il tutorial ragazze, ha come blush e sulle labbra ho usato anche qui dei toni caldi, il blush e sul color pesca, e le labbra sono di un color carne di media intensità, appunto molto naturali. E niente, vi lascio il tutorial, a presto. Anche questa volta inizio con l'eye primer in questo kit. Ormai lo sapete, l'eye primer si trova qui e lo stendo su tutta la palpebra mobile e poi su fino sotto al sopracciglio. Ora con questo pennello bello ampio vado a stendere questo colore qui, che è la nostra base, sia sulla palpebra mobile superiore che lungo le ciglia inferiori. La porto un pochino su anche nella piega. Cambio pennellino, prendo questo che è più piccolino, quello che uso sempre per la palpebra mobile, e vado a stendere il nostro verde. Questo è il colore lid, appunto palpebra, e lo stendo sulla palpebra mobile, poi anche sotto sulle ciglia inferiori. Ora con il mio pennellino angolato che uso sempre per la piega vado a prendere Crease, che appunto significa piega, e lo stendo nella piega. Ora con il pennello che abbiamo usato prima per la base vado a sfumare un attimino la linea della nostra piega. Pennello, vado a prendere Shimmer, che è questo colore che sembra azzurrino, in realtà è un illuminante perlato, e lo stendo sotto il sopracciglio e all'interno dell'occhio. Ed ora non mi resta che stendere il nostro liner. Mi aiuto con questo pennellino che è un pennellino a penna, quindi è a punta ed è molto preciso, e lo stendo appunto come se fosse un eyeliner lungo le ciglia superiori e lungo quelle inferiori. Io vado ad aggiungere soltanto nella rima interna il mio My Best Casual Nero, perché mi piace avere un po' di definizione in più nello sguardo. Ora vado a stendere la mia base a lunga ciglia, questa ha delle fibre sintetiche all'interno che appunto rendono le ciglia più voluminose e più lunghe, e poi applicherò il mascara. E ora stendo il My Best Mascara Nero. Ora con il mio pennello grande da polvere per il viso vado a stendere questo fard compatto, che è di un colore pesca molto illuminante, anche questo sui toni caldi. E per finire sulle labbra stendo il Miracle Gloss di questo color, è molto naturale, un color carne di media intensità. E voilà, il nostro trucco è completo, ragazze, spero che vi piaccia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!